ragazzi, eccoci allo stand LG con l'Optimus View, un nuovo tipo di device, un ibrido smartphone tablet con un display da ben 5 pollici e una risoluzione 1024x768 che ha un formato particolare 4 terzi, finora non visto su i normali smartphone, ma questo è uno smartphone speciale perché appunto va a essere usato con deve essere usato con il pennino stylus. Per tenerlo in mano è un po' un problema. Io che ho le mani grandi faccio fatica a utilizzarlo con una sola mano. Chi ha una mano piccola troverà impossibile usarlo. Deve essere usato in combinazione con o le dita o con il pennino fornito in dotazione. Il pennino non può essere inserito nel corpo del telefono, come accade per esempio per il Galaxy Note. Vediamo, già che ci siamo, qui la cover posteriore con una superficie molto ruvida, molto piacevole al tatto. Qui la fotocamera da 8 megapixel in grado di registrare Full HD. È uno smartphone con connettività LTE e ha un chip anche NFC. Il display è di tipo IPS e sotto la scocca abbiamo un processore dual core. Passiamo adesso a vedere un'applicazione per il quale è stato disegnato lo smartphone, e si tratta dell'applicazione Notebook per appunto prendere appunti. Per esempio creiamo una nuova nota, scegliamo il tipo di foglio e il tipo di colore del foglio. Adesso possiamo scegliere lo spessore della penna praticamente e il colore. Ora andiamo a scrivere. Bene, prendere appunti su questo dispositivo è abbastanza facile. L'unica cosa è che se noi appoggiamo il dito qui sul display e andiamo a scrivere, come vedete non succede niente. È un po' scomodo, soprattutto se vogliamo scrivere con più facilità, andiamo lì e non riusciamo a scrivere niente. E questa è una cosa che forse dovrebbe sistemare LG a livello software. Andiamo a vedere un'altra peculiarità di questo smartphone, che è questo tasto che troviamo qui in alto. Cosa succede con questo tasto? Perché, per esempio, se andiamo sull'applicazione Zinio, andiamo su un giornale. Adesso per esempio io vorrei prendere uno screenshot dello schermo. Premo, cancelliamo questi scarabocchi che sono stati fatti. Io vorrei per esempio catturare solamente la faccia della signorina e magari salvarla per un secondo momento, oppure inviarla via email o quant'altro. Solo parla per un secondo momento. Bene, lo smartphone o ibrido smartphone tablet ha a bordo Gingerbread Android 2.3 e sarà aggiornato, stando ad LG, entro 3 mesi dalla sua commercializzazione, che dovrebbe arrivare nella seconda parte del 2012. Con questo è tutto. LG Optimus View, qui dallo stand LG.